Di nuovo in studio, ultima parte di questa puntata della Finestra sul territorio dedicata all'emergenza ambientale. Fin qui ci siamo chiesti, come avrete visto negli altri due blocchi, se è giusto l'allarmismo. Abbiamo visto che insomma non è tanto giusto, bisogna comunque tenere attenzione alle emergenze ambientali. Abbiamo visto nella seconda parte un caso che, diciamo così, è stato etichettato come tanto rumore per nulla. C'è un altro caso però emblematico del territorio, è quello della Marlane di Praia a Mare, il comune proprio dal quale noi trasmettiamo. L'allarmismo lanciato sia dagli operai, sia dagli ambientalisti, anche da alcune istituzioni, è approdato in aula. Su questo chiamo subito a commentare Francesco Cirillo, che proprio sulle vicende della Marlane ha di recente pubblicato un libro. Come stanno le cose alla Marlane dal vostro punto di vista, Cirillo? Allora, dal nostro punto di vista, la situazione ambientale attorno alla fabbrica, secondo noi, è molto grave, in quanto proprio la sminuizione del problema da parte delle autorità locali rispetto a quello che è, rispetto a quello che è successo nella fabbrica fa sì che non si mettano in moto dei meccanismi di bonifica di quei luoghi, perché se io dico che lì non c'è niente, è chiaro che poi nessuno si muove per andare a bonificare un'area che invece è stato appurato sia dal processo che c'è stato di fronte al GUP, C'è stata un'udienza preliminare, sì, bene le udienze chiarire. preliminari ci sono state, e ci sono stati dei rinvii a giudizio fra, diciamo, i capi di accusa, che certamente andranno verificati, però fra i capi d'accusa c'è il disastro ambientale. Il disastro ambientale che nasce proprio dalla presenza di rifiuti tossici nocivi che sono stati trovati di fronte alla fabbrica. Non solo sono stati trovati questi rifiuti tossici analizzati sia dal NAS sia dall'ARPACAL. Non solo è successo questo, ma ci sono le testimonianze di operai che hanno detto e hanno dichiarato, si sono autoaccusati di essere stati quelli che hanno sotterrato i rifiuti in quei luoghi per diversi anni, fino alla chiusura della fabbrica che è avvenuta nel 2005, mi pare. Quindi la situazione da questo punto di vista è molto grave, com'è grave anche la situazione rispetto agli operai che vi hanno lavorato, cioè In le parti effetti il civili. processo Marlane, è bene ricordarlo, ha due tronconi, diciamo così, quello dell'inquinamento dei terreni attorno alla fabbrica e quello invece delle cosiddette morti bianche, più di 40 operai 117 tra malati e tra deceduti. malati e deceduti, accettati e appurati dal GUP, ne sono state respinte una quarantina, per esempio, di famiglie, di familiari che non è stato ben, diciamo, individuato il nesso fra attività lavorativa e morte per tumore. Però nel lavoro che è stato fatto da perizie di parte, da parte del sindacato, principalmente lo SLAI Cobas, che si è occupato di questa vicenda, il picco, secondo lo studio che ha fatto la dottoressa Brancia dell'Università di Napoli, il picco si avrà da qui nei prossimi 10-15 anni, cioè arriveremo quasi, forse, arriveremo a una punta di 300 morti per tumore. E allora qui forse si potrebbe parlare, usiamo il condizionale, forse è d'obbligo parlare di allarmismo. Anche noi abbiamo sfogliato qualche carta in questi giorni, per questo motivo noi ringraziamo le persone, ovvero i parenti e i familiari delle vittime della Marlane, chiamiamolo così, intanto che il processo venga celebrato. Da queste carte si evince che c'è comunque, ci sono dei motivi di preoccupazione. Però, come mi insegna la biologa Scarpino, bisogna comunque guardare alle soglie delle sostanze ritrovate e ci sono anche altre considerazioni che vanno fatte sui terreni e sulle falde acquifere della Marlane. Certo, allora, le perizie di parte ovviamente prendono nel caso specifico delle richieste fatte dal committente delle analisi, quindi sono delle analisi mirate a una ricerca specifica. L'ente ufficiale di controparte, quindi la controparte ufficiale, bisogna paragonare i due dati e incrociarli.
Io non so se questo lavoro è stato fatto, perché poco mi sono interessata di questa cosa, del resto non stiamo a lavorare così in ambiente in assoluto, quindi di conseguenza è un settore che poi parliamo di qualcosa di rifiuti sicuramente che hanno a che fare con catalogati, anzi, come attribuzione del codice, come rifiuto industriale. Di conseguenza io non mi occupo di questo perché sul territorio non sono presenti industrie e quindi non è una materia che conosco benissimo. Però qualunque dato non ufficiale deve sempre essere incrociato assolutamente con dati ufficiali per avere motivazione di esistere. Quindi Cirillo nomina un dato di una perizia di parte. Il dato di perizia di parte, Cirillo, è stato incrociato con i dati ufficiali. Sì, della procura. Però il processo ancora non è terminato. Quindi il dato ancora... della procura è un dato ufficiale o no? Certo, allora. Ma le analisi effettuate dall'ARPACAL sul terreno, io non le conosco perché non sono riuscita a trovarle. Cioè, io non sono riuscita a trovare... Il mio libro le trovo. Lo dovrò leggere perché ancora non l'ho letto, quindi mi dispiace, ancora non l'ho letto perché è uscito la settimana scorsa, però avrò modo di... C'è un dato però del quale mi prendono chiaramente la responsabilità nel citarlo, in una perizia in possesso del PM che segue questo caso, che è Antonella Lauri, c'è una perizia svolta da un dipartimento, se non vado errato, della Regione Calabria, nel quale si arriva alla conclusione che c'è un effettivo pericolo di inquinamento per le falde acquifere e per le persone, diciamo così, che purtroppo vivono attorno a questi terreni. Su questo invece che cosa si sente di dire? A me questo argomento mi tocca anche da vicino, a parte perché è il mio paese, a parte perché di sicuro in tutte le nostre famiglie c'è sempre un membro che ha lavorato presso la Marlane, io ne ho 3 o 4 in famiglia, quindi voglio dire, è qualcosa che mi interessa da vicino, non per sminuire quelli che sono stati i ritrovamenti effettuati, se ci sono stati, perché io ripeto, non ho reperito, ma non sono riuscita a reperire materiale, forse per scarsità di tempo, Andrea, anche per questo motivo qua. Quindi comunque è un argomento che mi tocca da vicino. Sicuramente quindi si parla di uno scarico industriale, parliamo di metalli pesanti, parliamo di ammine e cose varie, però c'è una considerazione da fare. Questi prodotti innanzitutto non hanno una solubilità in acqua e cose varie, tendono a rimanere abbastanza compatti, quindi si ritrovano nel terreno. Tra l'altro ho chiesto il permesso per la privacy, siccome ci occupiamo anche delle acque sotterranee del comune di Praia, in effetti dalle analisi che facciamo le falde sono intatte, a parte che in quella sede lì non ci sono punti di acqua, nel senso non ci sono pozzi, non ci sono sorgenti, quindi quale acqua potrebbe essere inquinata che arriva nelle nostre case? Questa è una problematica che a me interessa da vicino, io sto a Praia, quindi voglio dire, non solleviamo polveroni perché in quella parte di Praia non ci sono falde che arrivano nella rete idrica. Quindi assolutamente l'acqua che arriva nelle nostre case sicuramente non è contaminata. Per quanto riguarda chi abita vicino, bisogna sempre fare un'analisi quantitativa e qualitativa, che cosa c'è e in che quantità ce n'è. È un qualcosa, perché parliamo per astratto, perché io non conosco i risultati delle analisi, quindi sto parlando per astratto, è qualcosa di volatile, quindi che può arrivare, può essere inalata, è nociva. C'è un discorso, c'è la spiaggia a soli 50 metri dai terreni della Marlane, se non ci sono fonti insomma, da cui prelevare acqua, che comunque immettono nella rete idrica di Tortora e di Praia, che sono due comuni confinanti proprio sull'area della Marlane, c'è a poca distanza comunque la costa, c'è il mare, immagino che le falde acquifere dei terreni abbiano un qualche collegamento col mare. Sì, hanno sfocio in mare, certamente, ma di che quantità parliamo? Il discorso insomma è sempre quello. Sì, che quantità sono state ritrovate nel sito Marlane? Perché se noi parliamo di quantità pari a 100 milligrammi, tu capisci bene che la crosta terrestre è costituita all'80% da acqua e che 100 grammi di un solvente all'interno dell'acqua di mare non ti cambiano la situazione dell'acqua, né è nociva e né tantomeno è pericolosa. È una questione di diluizione. Stamattina abbiamo fatto un discorso, se io metto un cucchiaino di zucchero in un bicchiere e assaggio l'acqua, sicuramente ho il sapore di dolce. Se io metto un cucchiaino di zucchero in una vasca da bagno e assaggio l'acqua, sicuramente non avrò il sapore di dolce. Questa è una spiegazione del fattore di diluizione
molto elementare, ma che ci dà motivo di dire quantifichiamo che quantità di sostanze tossiche sono state ritrovate, ma questo quantitativo può essere pericoloso per la popolazione? Certo. Allora, io ho una testimonianza di un operaio che ho messo sia nel libro sia in una registrazione video che consegneremo alla Procura della Repubblica il giorno dell'apertura del processo. Questo operaio è un operaio che sta per morire. Sono andato a intervistarlo e lui era l'addetto che prendeva i rifiuti dei coloranti, delle vasche, e li sotterrava nei terreni della Marlana. Lui l'ha fatto ogni sabato per tutto il periodo che lui ha lavorato nella Marlana, quasi 15-20 anni. Ogni sabato lui faceva questo lavoro. Preparavano con le ruspe le buche davanti alla Marlana, lui pigliava questo materiale, lo metteva in dei bidoni, dopodiché lo andavano a scaricare là davanti, ogni sabato. Quindi una quantità enorme di materiale che doveva essere smaltito invece, quindi già c'è un fatto illegale, okay, già di per sé, perché non perfetto, si sotterrano i materiali che vengono usati, certamente, quindi già c'è questo dato. Però, che Cirillo, dovrebbe spaventare. Io in questo momento, non è una questione di analisi, è già l'atto di per io sé. Io in questo momento non ho analizzato il passato. Ma non è una questione di analisi. Perché, perché io non conosco il passato, io sto parlando del presente. La situazione attualmente, in questo momento, ma è pericolosa per noi. Certo che e allora pericolose. Perché non vengono rimossi queste cose? Appunto. Si devono trovare e devono essere rimossi. Però prima di tutto devono essere però trovate. Però se si sminuisce, se si dice che lì non c'è niente, che sono invenzioni mie, no, oppure degli operai. No, non sono invenzioni. Io non sto dicendo chiaro che si sminuisce, si dice, e se voi avete il sindaco che fa parte degli indagati, è chiaro che il sindaco farà di tutto per dire che sono fesserie. Difatti abbiamo sentito durante le arringhe degli avvocati e difensori dire sì, ma lì hanno trovato qualche rete metallica, qualche... Mi scusi Cirillo, no, io su questo la interrompo perché non essendo qui il sindaco di Praia a Mare, naturalmente si prende le responsabilità di quello che ha detto. Indagato, non ho detto che è colpevole. No, no, ha detto, ma ha supposto che sia lui magari che voglia sminuire. Noi non ci sentiamo di... sminuire nella qualità di sindaco. Noi non ci sentiamo di... Noi vogliamo semplicemente fornire ai nostri telespettatori una serie di elementi per formulare una propria opinione. Fino a quando non finirà il processo, per me il sindaco è assolutamente innocente. Questo senza ombra di dubbio. E quindi no, io sono un garantista proprio ad litteram, cioè da tempi non sospetti. Per me il sindaco è innocente. Sindaco Aieta, la Marlana di Praia a Mare, una vicenda per quanto riguarda l'aspetto occupazionale e lavorativo molto simile a quella della Emiliana Tessile, ma dal punto di vista ambientale forse ha avuto un altro percorso. C'è comunque la necessità, secondo lei, di continuare a vederci sempre più chiaro su questi aspetti della Marlana? Stiamo parlando di capi d'accusa pesanti. Sì, credo di sì. È l'unico luogo dove questo naturalmente può verificarsi nel processo. Grazie a Dio, insomma, c'è qualcuno che nei processi si presenta, visto che in Italia neanche questo succede più, per i potenti, naturalmente. Ad alcune sfere, chiaramente. Io penso che... insomma, il sindaco di Praia,